60.000 like, metto il numero di Lisa Luchetta, quello vero, però in giro per Milano. Yeah, my bell! Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Cosa ci faccio con 500 volantini con... Chiamo ora Lisa Luchetta. Facciamo un passo indietro. Allora, siamo arrivati, andiamo a prendere questi volantini. Io ora ancora non vi ho fatto vedere come sono, però li ho editati io, ho fatto un volantino molto figo. In teoria sono pronti, ne ho preparati 500. Oggi faremo il panico. Andiamo. Sono le 11.17, cosa spento, stiamo facendo? Si è spento il telefono. Ma come? Si era spento. Sono le 11.17, cosa stiamo facendo qui in macchina? Ora vi spiego tutto per filo e per segno. Noi oggi faremo lo scherzo più grande che Lisa Luchetta abbia mai subito. Oggi lei dovrà buttare il telefono perché noi daremo il suo numero di telefono a tutta la... Il primo step per fare questo scherzo è... Noi abbiamo creato dei volantini. Volantini in cui c'è scritto: chiamate ora Lisa Luchetta, gli do il numero, visto che comunque è mia amica e io ho il suo numero. Secondo step, andare in tutte le scuole medie e dare a tutti i ragazzi questo volantino. Terzo step, andare da lei in radio e vedere la sua reazione. Iniziamo con sto scherzo. Secondo me mi denuncia. Anche per me. Allora, ragazzi, siamo nella prima scuola, però non sappiamo che ora escono. Provo ad andarlo a chiedere. Ragazzi, a che ora escono così i ragazzi della scuola? Alle 2. E sono dicendo questo. Raga, il numero di Lisa Luchetta, non so se voi la conoscete. Chiamatela verso le 4, ok? Chiamatela voi, fidatevi. Ok, lo andiamo a vedere per lui. Posso lasciarle questo volantino e chiamare Lisa Luchetta oggi? È un personaggio famoso, stiamo facendo questo gioco. Esatto. Ok, grazie. Ciao ciao. Secondo me se questo qua porta uscire Lisa mi sposa, sì. Gli regala, non so, qualche borsa. Ciao, questo qua è per chiamare Lisa Luchetta oggi. La chiamerai? No, perché? Va bene. È uno famoso. Ciao, buongiorno. Dovete chiamare Lisa Luchetta, la conoscete? No, chi è? Lisa, ma non ti conosce nessuno? Sono dalla campanella, è il momento. Ciao ragazzi, vi volevo dare il numero di Lisa Luchetta. Vi va? Chi lo vuole? Tu? Ok, il numero di Lisa Luchetta, prendetelo. Datelo ai vostri amici, ai vostri nonni. Lo voglio! Prendete! È vero, prendete. Vuoi uno? No, non lo sa, non lo sa lei. Allora, via. Chiamatemi dalle ore 16:30. Stiamo facendo un video, però è andato veramente il suo numero. Andiamo un po' d'ingorgo, bravo. Chiamatelo alle 4:30. Io vado, possiamo fare? Grido tutti, Yamma Bell! 3, 2, 1! Yamma! Ora da qui ce dobbiamo correre perché prima di tutto o mi arrestano o mi lasciano in mutande. Facciamo il regalo. Ciao! Ciao mamma! Però dovete correre! Grazie! Nulla! Allora l'abbiamo messo là, però voglio fare proprio il danno. Ora lo metto anche sulle storie. Via. Andata. Andata, fratello. Ok, ragazzi, lo step 1 abbiamo fatto. Ora è il momento di correre da RDS. Ma te lo vuoi il numero di Lisa Luchetta? La conosci? Sì, so chi è. Ma è solo uno di me. A che ora la chiami? Alle 4:30. Bravo. Ci vediamo dopo. Ciao. Noi stiamo facendo uno scherzo enorme a Lisa. Lisa che sarà qua alle 16, giusto? Sì. Ok. Ok. Volantini, aspetta che ve li faccio vedere. Aspetta. No! No! Ma la gente è impazzita. Morti. No, mi sento. Quindi alle 4:30 col telefono, boom, esploderà. L'unica cosa che serve in questo video. Siamo negli studi di RDS. Ci hanno detto di aspettare un attimo questo stanzino, quindi nasconderci qua dentro che tra 10 minuti. Tra 10 minuti dovrebbe arrivare Lisa. Prendiamo il suo telefono. Facciamo il bordello. Tra un po' saranno le 16:30, io e tutte le persone ho detto di chiamare in contro orario. Il panico, succederà il panico. Per ora dobbiamo nasconderci qua. Lisa è arrivata. Non respirare, ma ho paura. No, non farlo.
lascia, si portano. Abbiamo il telefono, Elisa Luchetto. Ok, ecco la scheda. Veloce, veloce. Appare dove si trova. Sì, ecco. Vai, vai, vai. Ok, togliamo la sua. Allora. Scusa, Lisa, ma è per una buona causa. Vai, 3, 2, 1. È andato, boom, è andato. Quindi ora in teoria questo telefono dovrebbe esplodere. Perfetto, mi ha messo la scheda. Ecco che stanno cominciando ad arrivare. Messaggio. Ok, gli stanno arrivando tantissimi messaggi. Oddio. Oddio, santo ragazzi. Ok, questo telefono tra un po' esploderà. Sta a noi capire quando andare in azione. Cioè, noi ora in teoria lo dovremmo ridare. Esatto, come? Okay, quindi, ora chiamo Dani di nuovo. Ok, raga, il momento. Lo sto dicendo, guardate la faccia. C'è oddio. Un problema. Ma cosa stai dicendo? Cosa vuol dire? Ha messo il mio numero sulle storie. Guarda quanto è preoccupato. No, vabbè. E dove l'hai presa la storia? Oddio. Andiamo, lo sto andando a vedere, andiamo adesso. La tolgo subito. Perché sennò vede che quello ha vinto. Cosa dici? Ah, ma guarda se c'è pure da te. Ma cosa dite, raga? Non ci credo. L'ha tolta? L'ha appena tolta? Vabbè, Bramsk ha messo il... La ha messo tolta? Il mio numero su... La tolta? Sì. Cosa vuol dire? Perché sta roba? La tolta adesso. Sto uscendo pazza, raga. No, non è vero. Aspetta, stavi facendo qualcosa. Quella non è la storia di Ramsk, perché nel Ramsk non si vedeva l'immagine, si vedeva soltanto un fogliettino. Meglio, meglio, ok. Sta facendo le sue ipotesi. Oh, non così, perfetto. Chissà che ci sarà. Adesso lo chiamo. Mi stai chiamando? Te? A me? Ho molto capito che vuole chiamare te. Rispondi, rispondi. Vediamo che dice. Ehi, pronto. Chi è? Lisa. Ehi, lì. Ehi. Ma perché hai messo il mio numero nelle storie? Il tuo numero nelle storie? Ma sei seria? Hai messo tu il tuo numero nelle storie? Non ho capito. No, tu hai messo il mio. Ho messo il tuo numero, ma che stai dicendo? Vabbè, ora comunque la storia non c'è più. No, non l'ho messa io. Non l'ho messa tu, e chi l'ha messa? Ma perché ti... Cioè, fai vedere che storia, ma sei sicura che ero io? Non ce l'ho. Ah, ma guarda quanti messaggi. E perché dovrei essere io? Non ho capito. Non fare lo screen. Scusa, perché dovrei essere io? Non lo so, perché era sul tuo profilo. Boh, vabbè, non lo so. Vabbè, fai vedere. Qui da Lisa Luchetto, scherzo, ha funzionato. Vediamo la sua reazione. Raga, lo sapevo, ho detto, non è che c'è qui Ramsk? Io lo sapevo. Okay. Ho fatto una c***ata, ovviamente non farmi vedere dietro perché già per sbaglio l'ho messo nelle storie. Solo che invece di mettere il numero sbagliato ho messo il tuo vero numero. Lo so. E mo? E mo, niente. Stanno arrivando chiamate? Va bene comunque. Che devo fare? Andrò mai l'hai messo. Vabbè, facciamo una cosa, lo metto di nuovo nelle storie ormai. No, non rimetterlo. Perché no? No. Dai, facciamolo tutti insieme. Almeno chi l'ha visto? Ce l'ha, dici? Ce l'ha, abbiamo fatto il regalo. Loro e basta. Ok. Non rimetterlo. Comunque, ho sbagliato. Mo' non so che cosa dovrei fare per te. In teoria doveva essere uno scherzo. Ma nulla. Perché io ti devo far vedere una cosa. Sì, siamo. Perché ti devo far vedere una cosa? Vieni mangio, qua che facciamo vedere un attimo il video. Perché io, oltre a metterlo sulla storia, ho fatto una cazzata. Vieni. Puoi prendere un attimo quel video? Ma perché io poi? Io sono andato oggi in tutte le scuole medie. Ho fatto... Ma che dici, Ramsk? Ma perché questa cosa? Ma stai facendo è uno scherzo? No, per la cosa sbagliata. Che io pensavo di aver scritto quello sbagliato, il numero. Invece ho fatto quello vero. Però ormai, che facciamo? Io... Possiamo farlo vedere, volendo, eh? Dov'è? Questo non è... Cosa fai? È qua! Dov'è? Allora, io qua sono andato a tutte le elementari. Si è divertito. E ho dato il numero di Lisa. Certo. Perché era il regalo che tutti vorrebbero avere. Tu mo sei preoccupata? Vedo. Facciamo che questo scherzo è riuscito, ok? E che la tua scheda è qui. Cosa stai dicendo? Mamma mia. Ho comprato una scheda e te l'ho scambiata. Il numero che ora è qua è un altro numero. Ma numero che cosa falso. Stai dicendo? Ecco il mio complice. Cioè, ma hai capito perché io lasciato il telefono? Io ho messo questo numero. Oh, mi dispiace. Ma io tutti non, sono non stati ho capito, scusami, vittime. Quella che scheda è? La questa mia. È la tua. Questa è la tua scheda.
Nel mio telefono ce n'è un'altra. Esatto, ho preso il telefono, numero l'ho smontato. Esattamente. Quindi il tuo numero non ce l'ha nessuno. Possiamo fare l'applauso? Mi dispiace. Grazie, grazie. Mi dispiace. Ma io Perché? Eri la vittima giusta. Eri la vittima giusta. Perché? Adesso mi spieghi perché. Perché? Veramente. Oh, Nicola. Va bene, ok. Allora, il momento di cambiare, mi lascio il telefono. Ti fidi ora? Ok? Ormai il danno è fatto. Sì, mi sono spaventata, mamma mia. Dai, l'ho fatto. E bene. La storia come è fatto? Scherzi riuscita. Ti giuro che nella storia hai messo veramente il mio numero. No. Era finto. No, era falso, però lui ti ha fatto vedere quella vera che io l'ho modificato. Ho fatto tutto perfettamente, sembro un mago. Sì, sono un geniale. Ciao ragazzi! Ciao! Oh, credo che sia andato benissimo. Più che bene. Ok, gli ho messo la sua scheda, ora vi vedo. Stavo proprio dicendo, cosa gli fa stare niente? Cioè... Abbiamo risparmiato, però c'è ancora la scommessa che ho detto all'inizio video dei like, quindi mi raccomando. Allora ragazzi, lo scherzo credo che sia riuscito. Sì, è riuscito. Allora, io ho lanciato una scommessa all'inizio video, non te la dico a te, però tu tanto ci stai, giusto? Sì, okay. A me. Quindi ragazzi, se arriviamo a quel tot di like, succede. Noi vi mandiamo un bacio. Cosa? Noi vi mandiamo un bacio, al prossimo video. Ciao.